Dalla campagna di tamponi attivata in città sui cittadini rientrati dal nord e dall'estero e poi messi in autoquarantena, arrivano timidi segnali confortanti. A fronte di oltre 1000 tamponi effettuati in tutto il territorio provinciale, le percentuali di positivi sono relativamente basse e quasi tutti i casi registrati sono asintomatici o lievemente sintomatici. Un dato confortante, secondo il direttore generale dell'ASP, Alessandro Caltagirone. I risultati che stanno pervenendo ovviamente sono confortanti, ma tutto sommato questa campagna di screening serviva a trovare qualche positivo asintomatico, perché ovviamente se le persone che stanno a casa hanno una sintomatologia di tipo Covid, ovviamente uscivano da questo canale per entrare in un canale diverso dedicato ai sintomatici. In questo caso stiamo cercando gli asintomatici, cioè persone che sono positive e stanno bene. E ne abbiamo trovato complessivamente, rispetto a tutti i tamponi che sono stati fatti in provincia, che sono ben oltre 1000, abbiamo trovato un paio di casi. Caltagirone interviene poi sulla lentezza delle procedure e soprattutto degli esiti che in molti hanno lamentato, principalmente nei primi giorni dello screening. Nel momento in cui è partita la campagna dei tamponi, oltre alle difficoltà nel reperimento dei tamponi, cioè fisicamente nel reperimento dei tamponi che ci vengono forniti alla Protezione Civile, quindi noi in questo caso siamo abbastanza passivi: se ci forniscono i tamponi possiamo fare le campagne, se non ce li forniscono non le possiamo fare. L'altro aspetto è stato quello che, per non gravare sui laboratori che si occupano dei pazienti sintomatici, sono stati individuati altri laboratori a livello regionale che ci avrebbero supportati in questa campagna di analisi. A noi è stato affidato il laboratorio, l'istituto zooprofilattico, a cui abbiamo inviato i tamponi effettuati. Purtroppo, per varie ragioni che non dipendono neanche dall'istituto zooprofilattico, ma dipendono da una serie di fattori che riguardano anche l'incrocio dei dati, la corrispondenza delle tabelle, alcune imperfezioni anche nella digitazione del proprio cognome, le omonimie. Tutti questi aspetti qui hanno rallentato l'invio del tampone, perché del test, ovviamente, perché non potevamo permetterci di mandare dei risultati sbagliati oppure alla persona sbagliata. A rallentare gli esiti anche l'incompletezza dei dati forniti da chi si è iscritto sul portale regionale. Chi si è registrato sui portali piuttosto che facendo accessi attraverso il medico di medicina generale o il comune, noi stiamo riscontrando che nei database ci sono delle informazioni mancanti. Faccio degli esempi pratici: magari qualcuno che ha inserito il numero di telefono sbagliato, piuttosto che non ha inserito l'email, oppure ha inserito l'email errata. Tutti questi fattori sicuramente non ci aiutano a essere tempestivi nella trasmissione del risultato. Per cui, se un soggetto non ha inserito l'email, se fortunatamente ha inserito il numero di telefono, verrà chiamato per farsi dare l'email e poter inserire il dato e inoltrarlo via email. Se però troviamo delle situazioni per cui non c'è neanche il numero di telefono e non c'è neanche l'email, capite bene che abbiamo qualche difficoltà in più. Non che non possiamo risolvere il problema, perché poi in qualche modo dal nome e cognome, dalla residenza, risaliamo al soggetto, però si capisce bene che facciamo molta più fatica a poter inoltrare il risultato del test. Numeri confortanti arrivano anche dal contenimento dei contagi e dei pazienti ricoverati e successivamente dimessi perché clinicamente guariti. I numeri in questo momento sono confortanti, però bisogna stare attenti a non mollare, perché questi numeri confortanti li abbiamo ottenuti grazie alle misure di restrizione che ci sono state. L'errore più grosso sarebbe quello in questo momento di pensare che il peggio è passato e provare a ritornare alla vita normale. Credo che dobbiamo ancora tenere duro per qualche settimana, in maniera tale da vedere effettivamente un calo complessivo dei contagi. Pazienti sì che tornano a casa, ne abbiamo avuto pazienti che abbiamo, pur essendo clinicamente guariti, li stiamo mantenendo ancora nelle nostre strutture per evitare di portarli a casa e quindi per
possibili contagi poi domiciliari. Ci sono stati pazienti che sono usciti dalle terapie intensive e sono andati in reparto, quindi la situazione sembra positiva.